Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Prima Notizia, l'approfondimento in questo mercoledì 27 ottobre. Vogliamo subito iniziare a parlare delle tematiche del lavoro, soprattutto nell'area delle estrazioni petrolifere, perché dopo 25 anni e più di estrazioni di petrolio si continua a parlare ancora di cambi di appalto e di occupazione che non c'è. E per fare approfondimento, per chiarire tutti questi aspetti, per conoscere anche gli ultimi aggiornamenti, siamo collegati con Giovanni Galgano, che è coordinatore dell'area di Viggiano della UILM. Buongiorno, segretario. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie. Grazie di essere con noi. Dicevamo, partiamo proprio dalle vicende dell'area delle estrazioni, anni di estrazione, ancora si continua a parlare di cambi di appalto, ancora si continua a parlare di occupazione che non c'è. Sì, purtroppo, nonostante abbiamo rinnovato il famoso patto di sito il 4 maggio del 2021, patto di sito rinnovato con ENI e con la Regione Basilicata, purtroppo noi assistiamo, così come da tempo, ad una macelleria sociale. Oggi pomeriggio c'è un incontro anche in Regione Basilicata per quanto riguarda quei lavoratori della ex Caruso che sono da 2 mesi senza lavoro, nonostante gli impegni assunti sia da ENI che dalla Regione Basilicata. Quindi mio auspicio è che oggi pomeriggio, alle 3 di pomeriggio, al tavolo di confronto ENI venga con una vera e concreta opportunità e soprattutto il rispetto delle regole. Ma purtroppo oggi devo dare una brutta notizia, perché ieri, dopo 5 ore di confronto in Confindustria, purtroppo nella commessa più importante del centro Olio di Viggiano, quella legata alle attività HSE, quindi della sicurezza all'interno del centro Olio di Viggiano, che era affidata alla MESC, una società danese che coinvolgeva circa 275 lavoratori, quindi è la commessa più importante non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto come unità e quindi come lavoratori. Ieri la MESC ci ha comunicato che ci sono 42 esuberi perché il 12 ottobre, durante una riunione tecnica con ENI, legata all'assegnazione del nuovo contratto che si è riaggiudicata alla MESC, l'ENI ha comunicato alla MESC che ha attività per soltanto 232 lavoratori. Quindi abbiamo un'altra vertenza che si apre, con 42 lavoratori in esubero, 42 lavoratori che dal 1 novembre la società non potrà più ricollocare o collocare all'interno delle proprie strutture, proprio perché ENI non solo ha diminuito le attività, ma la più grande responsabilità sociale e industriale di ENI è quella di aver messo in campo un sistema di internalizzazione delle proprie attività, passandole dalle contrattiste al proprio circuito interno, facendo arrivare qui in Lucania tanti lavoratori, anche siciliani, che appartengono anche ad esempio ad una società controllata di ENI che si chiama SCC, e queste attività non le fanno più i lucani, ma sono state affidate a questa società dove prevalentemente lavorano gente, lavoratori che vengono da altre Da fuori regioni. regione. Purtroppo è Ecco, la segretario, guerra si dei poveri. ripetono, insomma, negli anni schemi vecchi che sembravano superati con l'utilizzo appunto di manodopera non lucana, insomma, sembra quasi che non è cambiato nulla in questi anni. E purtroppo lo dico a me stesso, ci diciamo sempre le stesse cose, purtroppo, ma il ridire le stesse cose a un unico responsabile che è quella di ENI. Perché io lo dico a bassa voce qui perché è giusto così, ma ai tavoli bisogna incominciare ad alzare la voce e far rispettare le regole al cane a 6 zampe. Perché la Lucania, come abbiamo detto più volte anche all'ingegner Lo Pomo, dà una grande opportunità a ENI di avere profitto, ma ENI negli anni, soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, per rispetto delle regole, diciamo così, è un qualcosa, è un di cui per loro. E noi chiediamo alla Regione Basilicata, anche in funzione di queste nuove vertenze che si aprono, veramente una posizione ben chiara. Perché il patto di sito che abbiamo rinnovato e che ha voluto ENI ed è fa da corollario anche all'accordo sulle compensazioni, o lo si rispetta o si decide che quel patto di sito è carta straccia. Nel momento in cui si decida che è carta straccia, ognuno di noi si assumerà le proprie responsabilità. Ecco, qual è il clima che si respira proprio a questi tavoli dove ci sono questi interlocutori?
Ma il clima è che Eni ci dice che le attività diminuiranno e noi dobbiamo essere, e questa è una realtà, è una figura che si concretizzerà ed è in funzione della transizione ecologica e noi dobbiamo prendere atto di questo, sia dal punto di vista sindacale ma anche dal punto di vista politico. E il prendere atto per noi significa, almeno per quanto riguarda la UIL, è che Eni deve fare gli investimenti non oil, perché gli eventuali esuberi che ci saranno e che ci potranno essere nei prossimi anni, perché ci sarà una riduzione dell'estrazione petrolifera, dovranno essere compensate, tra virgolette, attraverso la riqualificazione professionale dei lavoratori in funzione degli investimenti non oil. Altrimenti il centro oil di Viggiano sarà la seconda Gela. Gela da 1.400 lavoratori è passata a 400 lavoratori. E se noi vogliamo bene a questa terra, non possiamo permettere questa macelleria sociale. Dobbiamo essere pronti al futuro. E essere pronti al futuro significa obbligare Eni alle proprie responsabilità sociali sul nostro territorio. Ecco, se da un lato è evidente l'impegno costante del sindacato, come anche lei dimostra, insomma, nelle sue continue interlocuzioni che ha, d'altro canto però c'è anche il ruolo della politica regionale, talvolta assente, talvolta non all'altezza della situazione. Ma io, l'assessore Cooper in questo caso, ci mette tutta la buona volontà, ma in realtà la politica non è dell'uomo solo, ma la politica è programmazione, pianificazione, significa prendere di petto le situazioni. In questo caso il presidente Batti, con tutta la giunta regionale, ha delle grandissime responsabilità. L'Eni deve rispettare gli accordi e le regole, altrimenti il centro oli di Viggiano, anche a seguito di questa comunicazione, probabilmente i cancelli, se non si troveranno una soluzione a questa vertenza, diventerà complicato, perché già la tensione è alta, proprio perché la pandemia, la cassa integrazione, gli esuberi, la chiusura di alcuni cantieri che hanno determinato licenziamenti in altre aziende, la tensione sta salendo. Per cui lo sto dicendo a tutti in tutte le sedi, stiamo attenti, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità e diamo una risposta vera e concreta ai territori. Ecco, anche i tavoli davanti al prefetto di Potenza, insomma, molto spesso non sono risolutivi, nonostante l'appello continuo appunto del prefetto a cercare di trovare una soluzione. Quali sono allora i nodi veri da sciogliere? I nodi da sciogliere sono semplicemente che bisogna che Eni faccia la sua parte. Il prefetto, la politica, tutti abbiamo delle responsabilità, tutti abbiamo delle corresponsabilità, ma Eni insieme a tutti noi deve dare una risposta al territorio. E risposta al territorio non significa pensare soltanto al prezzo del barile che oggi fa gola a Eni. Perché ricordo bene, ai vecchi tavoli, quando c'era anche l'ingegner Trovato, si battevano, Leni diceva, il barile costa 20 dollari perché eravamo in crisi. Oggi che costa 100 dollari? Perché nessuno lo dice ai tavoli? Questo è il problema. Il lavoro non si misura, non si misurava né con i 20 dollari né con i 100 dollari al barile. Il lavoro si misura con una responsabilità sociale che Eni deve avere sui nostri territori. Senta, in questi giorni sta facendo discutere anche un'altra vicenda che riguarda in questo caso Tempa Rossa con la selezione cosiddetta sospetta, insomma, per quanto riguarda operatori di produzione, anche lì un fronte aperto che ancora non trova però soluzioni. Beh, è una delle più brutte pagine che ho vissuto nei tavoli da circa 20 anni. Io non sono né un magistrato, io sono semplicemente un sindacalista che guarda e vede le cose che succedono. Ci sono lettere anonime, interviste, audio, lettere alla Procura della Repubblica. Io chiedo che la Procura faccia il suo corso. A prescindere dalle commissioni interne di Total, chi ha sbagliato deve pagare. Deve pagare non soltanto con l'annullamento del concorso, di queste 20 briciole. Io nel mio intervento di ieri al tavolo della trasparenza ho messo in evidenza proprio la miseria sociale in questa terra, perché si parla di 20 briciole ma non si parla del pane. Il pane significa lavoro, perché Total nei suoi local report, uno di questi, l'ultimo, uno degli ultimi, il 4 giugno dell'anno scorso, parlava di nuove assunzioni per circa 500-600 lavoratori. Per me quello è il lavoro, quello è il lavoro. Poi
le 20 possibili assunzioni attraverso questo corso di formazione. Se è vero quello che hanno scritto gli esclusi, dicendo che ci sono varie irregolarità, bene, io nell'onestà più assoluta, quel corso, concorso, quella selezione deve essere annullata, ovviamente, e non solo annullata, ma soprattutto chi ha sbagliato deve pagare. Significa allontanare tutto il management di Total, perché avere collusioni con il territorio non fa bene, né dal punto di vista civile, né dal punto di vista sociale, ma soprattutto nel rispetto della legalità. Ecco, segretario, Total ha annunciato appunto ieri al tavolo della trasparenza che entro venerdì 29 consegnerà proprio le risultanze di questa attività, di questa verifica interna su questa vicenda, una vicenda che ancora una volta ha riproposto l'odiosa guerra di campanile tra comuni evidentemente dell'area della concessione, insomma, sembra sempre di tornare al punto di partenza. Purtroppo è questo, purtroppo è la guerra tra poveri, la guerra di una terra che è affamata di lavoro. Io lo ricordo sempre, perché non ce lo dobbiamo mai dimenticare, nonostante il petrolio, tutto quello, Stellantis, tutto quello che è, il 65% in alcune aree della nostra terra manca il lavoro. E questo quando succede, questo quando una terra è priva di lavoro, anche queste cose, queste briciole fanno gola a tutti. Il fare gola a tutti significa però rispettare le regole, anche in questo caso. Se il concorso, la selezione è stata truccata da parte di chi ha messo in moto tutto, dall'agenzia di somministrazione La Deco alla Total, o ci sono altri personaggi del territorio che hanno consentito di fare questo, devono pagare, perché i giovani hanno bisogno di legalità e di rispetto e di lavoro. Senta, un'altra vicenda che sta facendo discutere e che insomma, era già preventivabile nei mesi scorsi è quella della ex TFA, la ex Firema nell'area industriale di Tito con la delocalizzazione imposta appunto ai lavoratori e tutte le difficoltà che ne deriveranno. Io prima di parlare di TFA voglio soltanto rappresentare anche ai telespettatori un'altra cosa, che anche gli investimenti di Total sono l'unico investimento oggi in Basilicata, lo sapete qual è? Quello dei droni, un investimento che doveva già partire e che ieri Total ci è venuto a dire che ci sono già i primi 6 mesi di ritardo. Lo sapete perché? Perché hanno presentato il progetto ma non hanno in mano il dronista, cioè colui che dovrebbe Le figure portare il proprio specializzate, know-how. certo. No, a parte le figure, proprio il know-how nel nostro territorio, perché lo ricordo a tutti, non avendo un cluster, un indotto sui droni, noi dobbiamo creare dal punto da zero. Il progetto che ha presentato Total non ha né capo e né coda e già dimostra di avere le prime sacche di non esigibilità, proprio perché già ci hanno comunicato i 6 mesi di ritardo. Per quanto riguarda TFA, è una delle pagine proprio più brutte della metalmeccanica italiana, potentina. L'azienda Indocampana ha deciso di portarsi via tutte le attività da Potenza a Caserta e obbligare i propri lavoratori a trasferirsi a Caserta, quindi depredare il nostro territorio, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista proprio delle risorse. Noi abbiamo chiesto, abbiamo fatto diverse sit-in sotto la regione, abbiamo fatto approvare una mozione da tutto il Consiglio regionale che impegnava Bardi a delle responsabilità. Tre, una, quella di ricercare insieme a TFA una soluzione pratica, oggettiva, e dare, perché è impossibile, cioè, ma ci rendiamo conto che il nostro territorio, la Basilicata, l'Italia, sarà invasa di soldi pubblici e privati per quanto riguarda il settore ferroviario, e noi parliamo di chiudere gli stabilimenti ferroviari. In Basilicata il settore ferroviario già occupa circa 450 lavoratori. Abbiamo il più grande e importante player oggi in Italia, forse è il terzo nel mondo, che si chiama Hitachi, e non siamo in grado, nessuno, di creare quell'indotto vero. E abbiamo commesse di Hitachi che vengono svolte da altre parti, proprio perché gli stabilimenti nelle altre regioni sono immerse di lavoro. E noi non siamo capaci di creare quelle opportunità per il nostro territorio. Per questo la politica a 360 gradi, quella di prima e quella di oggi, hanno delle responsabilità enormi, perché non sono stati lungimiranti per creare quelle sinergie tra i vari attori anche nel settore ferroviario.
Segretario, altro fronte aperto è quello che riguarda invece i lavoratori della ditta Giuzio, della società Giuzio. Nelle settimane scorse c'è stato un incontro in prefettura, Acquedotto Lucano si è detto favorevole appunto a prorogare il contratto di servizio stipulato appunto con la Giuzio per garantire tutte le attività relative ai servizi di depurazione nelle aree industriali. Quali sono gli ultimi aggiornamenti? È una guerra qui, la vertenza dei lavoratori della Giuzio è una guerra che continua è iniziata 20 anni fa. Sembrava che con la nuova legge del passaggio almeno dal Consorzio Oasi all'Acquedotto Lucano, almeno dal punto di vista salariale, questi lavoratori avrebbero trovato la propria pace, la propria serenità. Invece non è così, perché nonostante tutti gli impegni e tutte le carte, i verbali, davanti alla prefettura, davanti a tutto il mondo intero, ogni mese io sono costretto a chiamare, e lo dico pubblicamente, tutte le chiese, tutte le case, gli attori affinché i lavoratori il 15, 16, 17 possano percepire il proprio salario, perché l'Acquedotto Lucano, anche di fronte al prefetto, ha ammesso le proprie, diciamo così, difficoltà economiche per sostenere una commessa del genere. Io lo dico perché noi non ce la facciamo più, i lavoratori non ce la fanno più dopo 20 anni. È necessario, perché ricordo a tutti che i lavoratori della Giuzio ancora hanno in arretrato 2 mensilità, gennaio e febbraio, che sono rientrate nella procedura di fallimento del consorzio Asi. Noi, oltre a chiedere una risposta da questo punto di vista, visto che si è fatto un tavolo tecnico tra la Regione Basilicata e il Consorzio Asi, noi chiediamo serenità e pace, e la serenità e pace lo si può ottenere soltanto se ogni mese, a fronte delle proprie attività e delle esplicazioni delle proprie attività, i lavoratori possono percepire il loro giusto salario. Ecco, anche qui, anche in questo caso, ne abbiamo parlato in altre circostanze, si immaginava che con la messa in liquidazione del consorzio industriale Asi di Potenza si potessero risolvere proprio tutte le questioni economiche che impedivano appunto i regolari pagamenti. La nascita di questa nuova SPA, la API Bus, insomma, che ancora deve prendere possesso, diciamo, delle sue attività, non sembra però aver risolto tutti i problemi. No, assolutamente no. I problemi ci sono e vanno affrontati e vanno risolti. Molte delle attività che erano in capo al Consorzio Asi devono essere svolte dall'API Bus, ma se l'API Bus ha nominato semplicemente il dottor Vergari e non ha costruito intorno al dottor Vergari tutta quella rete di sviluppo e di visione industriale, perché l'API Bus ci hanno detto che nasce per creare, programmare e pianificare il futuro industriale della nostra regione. Io oggi non vedo nulla, io vedo semplicemente che ogni mese sono costretto personalmente a chiamare la ditta, l'Acquedotto Lucano, affinché venga pagato il canone mensile. Io vedo soltanto quello, io vedo il solito sistema dove il sindacato interviene affinché i lavoratori possano percepire il salario. Ecco, è cambiato il management, diciamo, sono arrivate nuove figure professionali al vertice di queste nuove società, ma i problemi restano gli stessi. Segretario, per concludere, i problemi delle aree industriali impattano evidentemente anche nei confronti dei grandi player presenti sul territorio. Ma assolutamente sì, cioè, se non abbiamo almeno questa efficienza dal punto di vista della programmazione e della pianificazione, ma chi verrà a investire sul nostro territorio? Noi siamo carenti dal punto di vista della logistica, delle strutture, non abbiamo uno sportello normale come potremmo trovare in qualsiasi regione, quindi noi oltre a salvaguardare, cercare di salvaguardare quello che noi abbiamo, per attrarre investimenti bisogna voltare pagine. Voltare pagine significa realmente creare una pianificazione, una programmazione di quello che sono le politiche industriali che mancano in questa regione. Senta, segretario, nei mesi scorsi, nel mese di agosto in modo particolare, si è discusso del probabile arrivo di Amazon con tutte le polemiche che ne sono scaturite. Lei che idea si è fatto? Beh, sarebbe stata una bellissima opportunità industriale, un'opportunità di collocazione di tanti giovani.
Io non so dov'è la verità, io mi guardo attorno a me e tanta gente dopo che ha visto quelle interviste ci chiamava, come posso fare la domanda in Amazon? Io rispondevo a questi giovani, purtroppo io non vedo nulla, io spero realmente che il progetto, non so se si chiamerà Amazon o se si chiamerà Pluto, realmente in questa regione si possa creare quel lavoro per dare una risposta ai nostri giovani, altrimenti questa regione si spopolerà sempre di più, non soltanto di cervelli, ma anche di manodopera professionale. Ecco, ma è stata, come dire, una situazione gestita male, un problema di millanteria, come possiamo definirlo? Questo purtroppo non posso, loro sanno chi sta su quelle, diciamo così, su quelle scranni di quelle scrivanie, sanno esattamente come è andata le cose. Io spero veramente come cittadino lucano che le cose siano state fatte nell'integrità intellettuale e dei propri ruoli. Io penso e spero per noi e per il futuro della nostra terra che realmente, a prescindere dalle polemiche o dalle varie carte che vanno avanti e dietro, io spero veramente con tutto il cuore che si possa creare veramente un valore aggiunto dal punto di vista industriale. Se si chiamerà Amazon, tanto ben venga. Noi siamo pronti ad accogliere quest'altra sfida. E allora, segretario, grazie della disponibilità per essere intervenuto questa mattina. Buon lavoro. Grazie, grazie a lei, grazie. Grazie Giovanni Galgano della UILM di Basilicata. Andiamo a dare rapidamente un'occhiata al nostro sito internet www.lanuova.net. L'apertura è dedicata ad una notizia che riguarda Matera con false attestazioni per ottenere aiuti Covid con un farmacista di Matera che è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Beneficiava indebitamente dei fondi garantiti dallo Stato per la crisi dovuta all'emergenza pandemica, dunque è stato segnalato all'autorità giudiziaria un farmacista di Matera per indebita percezione di erogazioni pubbliche e false attestazioni fornite all'intermediario finanziario. Nel dettaglio i finanzieri hanno anche scoperto che l'esercizio aveva percepito, richiesto e percepito indebitamente un finanziamento di 25.000 euro previsto dal decreto rilancio del governo e garantito dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Un'altra notizia che invece riguarda la cronaca, ma in questo caso il Potentino con Maratea, dove un maresciallo in servizio nella stazione dei carabinieri della cittadina tirrenica è finito agli arresti domiciliari. L'accusa è di tentata violenza sessuale ai danni di una turista, la donna che solitamente trascorreva le vacanze nella città tirrenica, proprietaria di un'abitazione. L'esecuzione della misura cautelare è stata emessa dalla procura di Lagonegro nei confronti del 50enne calabrese sottufficiale ed è stata eseguita nella giornata di venerdì scorso. I fatti risalgono però al mese di settembre, pare che i due si frequentassero, ma che durante una serata trascorsa a richiesta di un approccio sessuale dell'uomo, la donna si sia invano opposta, denunciando poi successivamente l'accaduto. E allora, queste sono le notizie che arrivano dal nostro sito. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo dopo. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione a chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392-0208-806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività.
Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Hai un e-commerce o più punti vendita e il magazzino è abbinato? Cosa? L'aggiornamento è troppo complicato. Il catalogo è tutto disallineato. L'ultimo prodotto non si è caricato. Basta, basta! Con Paciolo configuri tutti gli e-commerce e i negozi fisici che vuoi e sono sempre aggiornati. Paciolo, più intelligente di così. Hai organizzato le cose da fare? Sai esattamente cosa sta per scadere? Cosa? Non lo potevi prevedere. Non ricordi in quale email lo avevi scritto al tuo ragioniere? Basta disordine. Organizza lavoro, progetti e scadenze. Usa il disordine a tuo vantaggio. Paciolo, più intelligente di così. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato, celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 0208 806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani. Siamo Ezio e Rocco Calciano e il nostro panificio pasticceria ha ben 40 anni di attività. Ogni nostro prodotto è realizzato secondo una tradizione totalmente artigianale, priva di semilavorati e conservanti. Il punto di forza dei nostri prodotti è il lievito madre. Rinfrescato 4 volte al giorno, ogni 4 ore garantisce morbidezza, fragranza, profumo e conservabilità del prodotto finale. La nostra produzione comprende panettoni, colombe, panvasotti e biscotti. Calciano SRL, Viale Regina Margherita 40, Tricarico. Hai un e-commerce o più punti vendita e il magazzino è abbinato? Cosa? L'aggiornamento è troppo complicato. Il catalogo è tutto disallineato. L'ultimo prodotto non si è caricato. Basta, basta! Con Paciolo configuri tutti gli e-commerce e i negozi fisici che vuoi e sono sempre aggiornati. Paciolo, più intelligente di così. Hai organizzato le cose da fare? Sai esattamente cosa sta per scadere? Cosa? Non lo potevi prevedere. Non ricordi in quale email lo avevi scritto al tuo ragioniere? Basta disordine. Organizza lavoro, progetti e scadenze. Usa il disordine a tuo vantaggio. Paciolo, più intelligente di così. La ITM SRL opera dal 1997 su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo specializzati nella progettazione e realizzazione chiave in mano di capannoni in struttura metallica, in legno lamellare, cemento armato e celle frigorifere ad uso industriale. Assistenza post vendita qualificata, sopralluoghi gratuiti, innovazione, tecnologia e lunga esperienza. Per informazioni 392 0208 806. A volte basta un gesto per dare inizio ad una storia a colori fatta di emozioni, scelte, fiducia. Una storia che va costruita passo dopo passo, insieme a chi da oltre 40 anni costruisce il futuro. E non importa di quanti capitoli sarà, perché basta sia scritta con passione, curando ogni dettaglio, per dare vita ad un finale che in realtà sarà solo un nuovo inizio. Con Pascale Arredamenti, la tua comodità è in buone mani.
Eccoci rientrati dopo la pausa pubblicitaria, voltiamo pagina adesso perché vogliamo approfondire la notizia del finanziamento, il riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali con un importante finanziamento che arriva alla Basilicata. Per farlo siamo collegati via telefono, ci sono state delle difficoltà per il collegamento Skype con la segretaria responsabile dell'area politiche di welfare della CISL di Basilicata, Luana Franchini, che è con noi al telefono. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a chi ci sta ascoltando. Sì, l'audio è un po' basso, chiedo alla regia di alzare un po' il livello. Intanto faccio vedere, segretaria, la pagina della Nuova del Sud in cui abbiamo dato conto appunto di queste risorse in arrivo per la Basilicata, 15 milioni per il welfare, riferimento alla notizia della firma presso il Ministero del Lavoro del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, con le dichiarazioni che appunto riguardano la CISL, con la necessità affinché la Regione eserciti appieno una funzione di programmazione, monitoraggio e controllo. C'è la tabella riepilogativa con tutte le risorse assegnate alle Regioni. Segretaria, le chiedo di spiegarci in breve di cosa si tratta, che fondi sono. Bene, come potete vedere appunto dalla tabella, per il 2021, 2022 e 2023, quindi con una programmazione triennale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha assegnato alla Basilicata circa 5 milioni di euro da investire appunto nelle politiche sociali. Si tratta di una cifra importantissima perché, come detto più volte anche nei mesi scorsi, è nelle politiche sociali che si sta segnando una notevole disuguaglianza tra il nord e il sud del paese. Pensiamo ad esempio che la spesa pro capite dei comuni per un cittadino lucano nelle politiche sociali è di 60 euro pro capite, a fronte di una media italiana esattamente del doppio, di 120 euro, o di una spesa di circa 200 euro di alcune regioni come la Lombardia, il Trentino Alto Adige e l'Emilia Romagna. Quindi questa misura ci dà il senso di quanto queste risorse sono importanti, perché noi attingiamo prevalentemente a risorse nazionali per realizzare le politiche sociali, già che le risorse regionali e comunali sono invece sotto la media italiana. Ecco, ci sono risorse che sono attestate per 3 annualità, quindi a partire dal 2021 fino al 2023. Segretaria, mi corregga se sbaglio, viene confermato anche il vincolo di destinazione per interventi che riguardano i minori, è così? Esatto, questo piano, questi fondi per il piano sociale destinano molta attenzione, quindi molte risorse alla famiglia e quindi all'infanzia. Questo perché? Perché anche su questo registriamo un fortissimo divario regionale. Sappiamo che la spesa per asili nel nord d'Italia è pari a 3,6 milioni di euro, al sud meno della metà, 1 milione e 400 mila euro. Quindi queste risorse vanno destinate in gran parte a servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, accompagnamento scolastico, contrasto alla povertà educativo, servizi educativi a supporto delle politiche familiari. Ma un altro vincolo, da qui nasce un po' l'appello a rivolgere attenzione a quanto nei prossimi mesi ci verrà dedicato in termini di risorse, che la Regione, dal momento in cui verrà bollinato dalla Corte dei Conti, ha 60 giorni per fare una programmazione di queste risorse, e queste risorse hanno anche una tempistica stringente in termini di spesa, perché soltanto se si spende il 75% nella prima annualità si hanno poi le risorse per la seconda annualità. Ecco che stiamo vivendo una fase in cui le risorse stanno arrivando, fortunatamente a queste si aggiungono quelle di cui nei giorni scorsi abbiamo anche parlato, del piano dell'occupabilità, l'occupabilità per i lavoratori. Anche quello è un fondo che riserva alla Basilicata oltre 700 mila euro
in quel caso di contrasto alle per le politiche occupazionali. Senta, lo dicevo in premessa, voi dite necessario però che la Regione Basilicata eserciti questa importante funzione, sì, di programmazione, monitoraggio e controllo, e aggiungo un'altra domanda, non sarebbe il caso che, insomma, vista l'importanza della materia di cui parliamo, la Regione si dotasse magari anche di una figura politica con una delega specifica a queste tematiche? Ma allora, queste risorse e questa tematica è attestata all'assessorato alle politiche per la persona, quindi l'assessorato alla sanità, politiche sociali, quindi l'attestazione della competenza già c'è, queste risorse inoltre, come scritto anche nella nota, vanno ad impattare nelle attività degli ambiti socio-territoriali, ambiti che anche nei mesi scorsi, a luglio, agosto, abbiamo avuto degli incontri e avevano difficoltà già a rendicontare la spesa dei fondi pregressi, perché sulle politiche sociali insistono fondi nazionali, fondi regionali, fondi europei, il fondo inclusione, i fondi di contrasto alla povertà. Infatti dopo questa ripartizione del fondo per le politiche sociali ci sarà la ripartizione del fondo per le politiche a contrasto della povertà e delle politiche per la non autosufficienza. Quindi tutta una serie di risorse economiche rilevanti che vanno ad impattare, non dimentichiamolo, sulla dimensione del vivere sociale, quindi sulle politiche sociali, che sono quelle politiche che servono a rimuovere le disuguaglianze, ad attutire le disuguaglianze, che necessitano di una programmazione politica, ma soprattutto di un percorso di monitoraggio costante, perché come l'ho detto prima c'è la necessità che si spenda il 75% delle risorse nella prima annualità per avere poi la seconda annualità, e anche ovviamente un percorso di valutazione che si fa anche insieme alle parti sociali, perché nelle politiche sociali vale il principio della coprogrammazione, della copartecipazione e della coprogrammazione. Senta, c'è un altro tema su cui la CISL, insomma, sta insistendo da tempo, è quello che riguarda l'invecchiamento attivo della popolazione. Il riferimento naturalmente è ai dati che ci restituisce l'Istat, secondo i quali nel 2065, secondo una proiezione molto attendibile, appunto, la Basilicata sarà la regione più vecchia d'Italia dopo il Molise. La CISL continua a sostenere l'importanza, appunto, di affrontare queste tematiche. Voi avete proposto anche un documento alla Regione Basilicata. Sì, era un documento che comprendeva una serie di interventi, tra cui anche quello dell'infermiere di quartiere, perché abbiamo visto ha intrapreso anche un percorso legislativo. Ieri doveva diventare legge questa proposta di legge dell'infermiere di quartiere. Il tema è che l'invecchiamento della popolazione è una tendenza inesorabile che nella nostra regione presenterà dei dati estremamente significativi, quindi l'idea che la CISL cerca di portare avanti è che questo invecchiamento sia un invecchiamento in buona salute, e il Fondo Nazionale delle Politiche Sociali impatta anche sulle politiche per gli anziani, perché la spesa sociale è una spesa che prevalentemente si rivolge a infanzia e adolescenza, agli anziani e ai disabili, di qui anche questo voler ritornare a porre attenzione al riparto di questo fondo, perché una buona parte di questi circa 5 milioni di euro all'anno saranno destinati a politiche per gli anziani che hanno bisogni di salute, ma hanno anche bisogni di socializzazione. Si possono finanziare i centri diurni, per esempio, con il Fondo delle Politiche Sociali, si possono finanziare tutte quelle forme di cure domiciliari a bassa soglia che tanto innalzano la qualità della vita dei nostri anziani, soprattutto nei piccoli contesti e nelle piccole comunità. Senta, c'è un tema attualissimo che riguarda la popolazione anziana della Regione Basilicata, è quella delle rette nelle residenze per anziani, con la polemica che si è innescata relativamente all'aumento proprio di queste rette. La CISL sta seguendo in qualche modo questa vicenda?
Noi la seguiamo sistematicamente anche insieme a CGIL e UIL e da più tempo si sta segnalando la necessità che si vada verso un sistema ovviamente di accreditamento di questi servizi, perché soltanto il sistema di accreditamento riesce a innalzare la qualità, riesce a rendere anche la spesa stabile e sistematica nel tempo e sicuramente bisogna anche pensare a quel famoso welfare di comunità, quindi a quella famosa cura diffusa per cui non necessariamente soltanto le case di riposo, i centri per gli anziani possono essere una soluzione, potremmo sperimentare le badanti di condominio per esempio, cioè da più tempo stiamo ribadendo la necessità che nel settore delle politiche sociali in Basilicata si adotti un approccio anche in ottica di innovazione sociale. Perché? Perché i nostri numeri, piccoli numeri di densità abitativa, ci consentirebbero di pensare a soluzioni nuove, soluzioni che vanno al di là delle risposte tradizionali che può essere appunto la casa di riposo o una casa protetta. Un'idea potrebbero essere quella delle badanti di condominio, di forme di convivenza tra anziani sorvegliate, monitorate da un personale sanitario e sociosanitario, ma che consenta anche momenti di socializzazione, di innalzamento culturale, anche di formazione della terza e della quarta età, che è importante. Senta, per concludere, le questioni evidentemente del welfare si intrecciano anche con le questioni che riguardano le povertà. Lei ha realizzato un focus, uno studio relativo al reddito di cittadinanza e al reddito di emergenza, dal quale è emerso come in Basilicata nessuna persona che appunto percepisce il reddito di cittadinanza è stata assunta tramite i centri per l'impiego. Sì, allora la questione di quel focus voleva soprattutto sottolineare l'attenzione sulla difficoltà che si è riscontrata a livello nazionale, ma anche in particolare a livello locale, dei centri per l'impiego di costituire un aggancio tra l'esclusione e il mondo del lavoro. Quindi l'articolo voleva sottolineare anche un problema un po' di governance che appunto con questo nuovo piano di investimento della garanzia occupazionale per i lavoratori che per la Basilicata ha risorse pari a circa 700.000 euro, diciamo queste nuove risorse e questo nuovo piano dovrebbe andare proprio nella direzione di risolvere le criticità denunciate nei mesi scorsi, cioè che il reddito di cittadinanza purtroppo si è rivelato soltanto una misura di sostegno al reddito e poco una misura di inclusione anche lavorativa. Ma questo discorso non è neanche svincolato dalla notizia del riparto del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali, perché in questo fondo di riparto c'è una grande attenzione, oltre che al riparto economico, anche una grande attenzione al tema della governance. E il modello che ci sta proponendo il Ministero per i prossimi 3 anni è che le politiche sociali siano fortemente connesse alle politiche del lavoro, alle politiche formative, alle politiche dell'istruzione. Su questo purtroppo le regioni del Sud e con essa la Basilicata fanno molta fatica, per cui le politiche sociali sono svincolate da tutto un sistema di governance e di coordinamento anche delle politiche del lavoro. Ed un segno è proprio la difficoltà all'inserimento lavorativo dei destinatari del reddito minimo e del reddito di inserimento, perché lì si tratta di congiungere politiche del lavoro anche con politiche sociali, perché si tratta di lavoratori a volte a bassissima competenza, con problematiche familiari, con problematiche a volte di dipendenza, che ovviamente se non si risolvono quelle la persona non è adatta, non è pronta a entrare nel mondo del lavoro, ai ritmi del mondo del lavoro. E allora, segretaria, grazie per le riflessioni che ha condiviso con noi, grazie per essere intervenuta in diretta.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie, buona giornata a Luana Franchini, segretaria regionale della CISL con delega alle politiche del welfare del sindacato. E noi ci avviciniamo alla conclusione, andiamo a dare un'occhiata ai siti nazionali perché l'apertura di Repubblica è dedicata ai Green Pass in Unione Europea con il furto di chiavi per generare certificati illegali, si indaga anche in Italia sui Green Pass falsi e nel mirino finiscono i medici Novax. C'è poi riferimento alle questioni economiche, in modo particolare alle pensioni, con l'irritazione del Premier Draghi che si alza e lascia la stanza nel confronto con i leader sindacali. Non si torna indietro alle sue parole, ma le misure previste riguardano sostanzialmente la proroga dell'APE sociale, ma anche la cosiddetta opzione donna. Tra le altre notizie c'è anche quella che riguarda un robot che cerca rifiuti all'auto che diventa solare. Sono tutte le start-up green che stanno per nascere e i cui brevetti sono appunto in esposizione in Campania. Ci spostiamo invece al Corriere della Sera, l'apertura è dedicata invece alle parole del generale Figliuolo, campagna vaccinale anti-Covid, siamo all'86% di vaccinati e riscopriamo la normalità, l'obiettivo è il 90, sono le parole del responsabile nazionale della campagna vaccinale. Che per quanto riguarda la Lombardia invece è la terza dose agli over 60 e fragili, ha preso il via e da oggi le prenotazioni in Lombardia. C'è la testimonianza anche di Ilaria Capua, la nota virologa, che dice: ho fatto la terza dose e sono contenta, e si sente e come. Anche sul Corriere della Sera c'è il riferimento alla nuova previdenza con la riforma delle pensioni, la legge Fornero, le quote messe nella nuova manovra dal Premier Draghi con il confronto appunto tra i due sistemi previdenziali. E poi le parole dell'ex Presidente del Consiglio Romano Prodi, che parla della figura dell'attuale Presidente del Consiglio Draghi e dice: i partiti scaricano i problemi sul Premier, ma non può fare tutto lui. C'è un'interessante intervista appunto a Prodi che parla su il governo Draghi e su quelle che saranno le mosse politiche dei prossimi mesi. Noi siamo arrivati invece alla conclusione di questa puntata di Prima Notizia, il nostro approfondimento quotidiano che torna come sempre domani mattina a partire dalle 11. Vi ricordo la replica alle 15.30 di oggi, vi lascio invece al TG Flash, vi ricordo l'appuntamento alle 13.50 con la prima edizione del TG della Nuova. Grazie per averci seguito, a tutti buon proseguimento di giornata.